Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Italian Pro Players. Oggi parleremo di nuovi supporti Clipboard che usciranno. Ho visto anche la rarità, sono molto costosi perché ad esempio uno ne esce Secret, uno ne esce Ultra e quindi più o meno saranno rari quanto quelli vecchi. Quindi per chi ha il mazzo vi toccherà spendere un altro po'. Andiamo a vedere lo spoiler. Allora, abbiamo Clipboard Assembler. Clipboard Assembler, mosso normale, di livello 5, macchina 2004-1000, quindi può essere addato di arte revocatore, anche buona cosa per chi lo gioca. L'effetto è che finché c'è questo in campo non puoi evocare specialmente mostri, eccetto mostri Clipboard, e questo effetto non può essere negato. Poi, durante l'end phase, se hai evocato tramite tributo in questo turno, puoi pescare una carta per ogni mostro Clipboard che è stato offerto come tributo. Quindi è fortissima. Vi fate un più uno ogni volta che tributate un Clipboard in questo turno. Allucinante. Va bene. Di questa non si può dire niente, tranne che è fortissima. Poi abbiamo Clipboard Access. Clipboard Access è livello 7, 2008-1000, Pendulum scala 9, Terra. L'effetto Pendulum è che non puoi evocare specialmente mostri, eccetto mostri Clipboard. Questo effetto non può essere annullato. E i mostri del mio avversario perdono 300. Poi invece l'effetto come mostro è che puoi evocare normalmente questa carta senza attributi. Se questa carta è evocata specialmente o normalmente senza attributi, il livello diventa 4 e il suo attacco originale diventa 1008. Se viene evocato normalmente, è immune dagli effetti attivati dai mostri di livello rango originali o inferiori al livello attuale di questa carta. Quando questa carta è stata evocata tramite tributo, se il tuo avversario ha più mostri al cimitero di te, puoi guadagnare life points pari alla differenza per 300, e se lo fai infliggere lo stesso danno all'avversario. Allora, questa carta, anche questa è molto forte, primo perché è immune a tutto, visto che è un livello 7. Beh, immune a tutto no, però a quasi tutto. In più può farti dei gran danni se la differenza tra i tuoi life points e quelli dell'avversario sono molto, molto elevati. Quindi su questa carta un pensiero ce lo farei. Poi abbiamo, scusate, Clipboard Steel Plane. È un livello 8, macchina, terra, 2008-1000. L'effetto Pendulum è che sempre non puoi evocare specialmente mostri, eccetto mostri Clipboard. Non può essere annullato. E i mostri che controlli poi guadagnano 300. Puoi evocare invece l'effetto come mostro, è che non puoi evocare normalmente questa carta senza attributi. Se viene evocato normalmente senza attributi, il suo livello diventa 4 e il suo attacco originale diventa 1008. Se viene evocata normalmente o posizionata, è immune dagli effetti attivati dal mostro di rango o livello originali o inferiore al livello attuale di questa carta. Quando questa carta è stata evocata tramite tributo, offrendo come tributo Clipboard, puoi far tornare una carta sul terreno nella mano. Il tuo avversario non può attivare carte o effetti in risposta all'attivazione di questo effetto. È molto forte perché è più forte di Clipboard Access, perché questa qui, oltre ad essere immune, rimbalza una carta che ha l'avversario in mano e l'avversario non può attivare niente in risposta. Quindi può essere una cosa molto buona perché rimbalza Winda, rimbalza, vabbè, Constructo, cioè rimbalza un sacco di roba. Che se rimanesse in campo potrebbe dare molto fastidio a questo mazzo.
In più pompa dei 300 tutti i clipot. Se pensate che l'attacco viene diventa 1800 se lo evochi specialmente normalmente, con sto 300 in più diventa un 2100, che non è poco. Poi se è immune a tutto, scialla. Poi abbiamo l'ultimo clipot, Apoliport Kernel. Questo è il fratello gemello di Killer, come si chiama Tower, vai, però Killer è più figo. È un livello 9, 2009-2005, è terra. Non può essere evocato specialmente, devi offrire 3 clipot per evocarlo normalmente. Se questa carta è evocata normalmente o posizionata, è immune a carte magie di trappola o da qualsiasi effetto attivato da mostri il cui rango o livello sia inferiore al livello attuale di questa carta. Una volta per turno puoi scegliere un mostro contrario al tuo avversario e prenderne il controllo fino alla fine del turno. Cioè, vi fa anche da controllo della mente, senza dover pagare niente. Vi fa da cambiare idea, più che da controllo della mente. Quindi, vabbè, questo non si giocherà, perché tante tre tributi farà alla fine di Killer. Se ne giocherà uno, forse, al posto di Killer. Però, quasi non se ne giocherà. St'altro, Clipot Steel Plane, forse penso che si giocherà, perché e rimbalza in mano, quindi può essere abbastanza buona. Access, non lo so, non sono un giocatore di Clipot, quindi non vi saprei dire se giocarlo. Mentre Assembler, questo penso si giocherà anche in triplice copia, perché rimbalza tutto in mano, devo dire, e vi fa andare un sacco di carte in mano, quindi è tanta roba. Poi si può andare pure con arte dell'evocatore, cosa volete di più? È allucinante sta carta. Quindi mettete like, commentate, iscrivetevi, ditemi se questo video vi è piaciuto. La sigla l'abbiamo cambiata, il volume l'abbiamo abbassato, poi adesso c'ho un computer nuovo, quindi la grafica dovrebbe venire meglio, ho anche dei nuovi programmi, quindi continuate a seguirmi perché i video miglioreranno. E bella, e ci vediamo al prossimo video.